Ciao gente, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia. Oggi nuovo video haul delle ultime cosine che ho acquistato per la primavera estate. Ho fatto qualche acquisto nell'ultimo mesetto, è un pochino che non esce un video haul in realtà, e quindi ho delle cose da farvi vedere. Ma prima, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina se vi piacciono i miei video, è un modo comunque per sostenermi e supportare il canale. Iniziamo subito da un brand che ormai anche qua su YouTube sapete che io adoro, ovvero Oceans Apart, perché mi sono arrivati altri due nuovi completini che adesso vi faccio vedere subito. Ce li avevo da ieri lì e non vedevo l'ora di farveli vedere, ma soprattutto di provarli e di indossarli. Questa volta sono stata su dei colori molto più estivi rispetto agli ultimi che vi avevo fatto vedere, che avevo acquistato. Come al solito la confezione si presenta in questo modo, e tra l'altro loro sono anche super attenti ai dettagli con il bollino, con il loro logo. Partiamo da il primo set, che è questo colore veramente bellissimo. Non ne avevo di azzurri, di set di Oceans. Allora, il pantalone è fatto molto semplice, con le costine qua sul lato. Questo che vi faccio vedere è della collezione Seamless, quindi quella che utilizzo di più, insomma, per intenderci, di cui vi parlavo anche nell'ultimo video. Il fondo rimane così stretto e con le righine qua sul fondo, mentre invece il top è uno dei modelli che io trovo veramente più comodi in assoluto, ovvero quello classico fatto così. All'interno l'imbottitura, ma è estraibile, quindi potete decidere voi tranquillamente se la volete o non la volete, se tenerla o toglierla. Questi io ve lo dico per esperienza, perché li ho già utilizzati anche l'estate scorsa e assolutamente non tengono caldo, quindi anche in estate io utilizzo tranquillamente sia i pantaloni corti che i pantaloni lunghi. Il secondo set che mi è arrivato è questo qua. Allora, ho sempre voluto un set bianco, ma ero sempre un pochino perplessa, perché io comunque come carnagione non sono molto scura, non so se si nota, ma sono abbastanza chiarina. Però ho detto, visto che comunque adesso arriva la bella stagione e in teoria dovrei abbronzarmi, provo a prendere il set quello bianco, che ha la particolarità, come vedete, di avere questa parte della gamba tutta trasparente, quindi anche ancora più leggero e ottimo per l'estate. La parte di sopra è fatta così, ovvero davanti è sempre imbottito con l'imbottitura rimovibile, e poi si incrocia tutto sulla schiena e all'incrocio anche davanti sulla pancia. Insomma, lo vediamo insieme indossato, perché questo in particolare sono davvero molto curiosa di vedere come sta. Poi, sempre per quello che riguarda Oceans Apart, ho anche un codice sconto da darvi, che so che sono sempre molto apprezzati i loro codici sconto. Ve lo lascio scritto qua e ve lo lascio scritto anche sotto nell'info box, dove trovate anche i link ai due set che vi ho fatto vedere. Se avete un carrello di almeno 79 euro, quindi con una spesa minima di 79 euro, avrete un altro set in omaggio, quindi praticamente con 79 euro, al posto che un set, ne riuscite ad acquistare due. Ottima occasione, secondo me, da non perdere. Ora passiamo ai prossimi acquisti e iniziamo subito con Zara, perché è forse il negozio dove ho acquistato di più, e iniziamo con una cosa che ho già messo, ovvero questa magliettina qua, che se avete visto il vlog, l'ultimo vlog che ho pubblicato dei campionati italiani, l'avrete già vista, e tra l'altro ci ho mangiato al ristorante e l'ho anche già sporcata con la pizza. Fantastico, non posso non fare danno. Comunque, a proposito, se non avete visto gli ultimi vlog, magari ve li lascio linkati qua in alto. Io mi diverto a registrare i vlog, non sono tra i video più seguiti del canale, perché sicuramente preferite gli haul, però io personalmente mi diverto a girarli e quindi penso
penso che continuerò a farlo. Comunque, questa magliettina qua, in particolare di Zara, l'aveva fatta anche in inverno con la manica lunga. Invece per la collezione primavera-estate è uscita questa qua e anche a canottiera, che in realtà sto pensando se acquistare o no, perché c'è sia in bianco che in nero, e magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se faccio un altro salto da Zara, quella nera ci faccio un pensierino. Altro acquisto da Zara, super super basico, la vedete un po' stropicciata perché è rimasta in realtà nel sacchettino qualche giorno, perché sono stata via per una settimana. Comunque, mi piaceva tantissimo il colore, questo arancione molto molto acceso, secondo me per l'estate perfetto. È un pochino pesante come tessuto, non è leggerissimo, però a me il taglio di queste magliette qua di Zara piace veramente molto, e magari anche semplicemente per una uscita molto easy con un jeans, visto il colore molto molto acceso, ha un bellissimo effetto. Restiamo sempre su Zara, dove ho preso un vestitino che sarà molto difficile da farvi vedere, perché allora rimane un pochino più alto qua sullo scollo, quindi rimane più accollato e ha le bretelline incrociate così, che lasciano la schiena un pochino più nuda, non so se si capisce. Comunque l'abito poi è più stretto in vita, a costine, ve lo metto vicino così vedete sia il colore che il tessuto, e poi va giù molto morbido, molto largo. Io questi abiti qua li uso veramente tantissimo in estate per andare a lavoro, perché comunque sono freschi, non sono degli abiti impegnativi, li posso utilizzare anche tranquillamente con delle sneaker, quindi io questi abiti qua li utilizzo veramente tanto. L'unica cosa è che c'era soltanto giallo, e forse il giallo come colore mi sbatte un pochino, non lo so voi che dite, non mi vedo benissimo quando indosso il giallo, però siccome mi piaceva molto il modello ho detto ma sì, prendiamolo lo stesso. E tra l'altro non costava tantissimo, se non ricordo male, no, beh, 25 euro, e ho preso una S. Di tutto quello che vi ho fatto vedere ho preso sempre la taglia più piccola di tutto, se di qualcosa non ho preso la taglia più piccola comunque ve lo dico. Rimaniamo sempre su Zara, e altra cosina che ho preso, l'ultima che vi faccio vedere di Zara, è un completo, un coordinato, insomma, composto da questo toppettino qua, oggi è la giornata delle costine, tutto a costine vi sto facendo vedere, questo top vi dicevo, e sotto il biker così in rosa. In realtà, se non sbaglio, questo modellino qua l'aveva fatto anche l'anno scorso Zara, però io non l'avevo acquistato, forse non avevo più trovato il colore che mi piaceva. Comunque in realtà volevo prenderlo in verde, ma nello Zara dove sono andata a fare shopping non c'era assolutamente più nulla di verde, forse c'era un top in L e basta, e quindi ho deciso di prenderlo in rosa. Io questo qua pensavo di indossarlo con sopra una camicia, un camicione insomma un po' oversize aperto, e una sneaker. Poi comunque, come al solito, per gli outfit ci vediamo su Instagram o su TikTok, perché li pubblico molto più spesso. Mi chiamo Giù XOXO, esattamente come qua su YouTube, poi sotto nell'info box trovate tutti i link a tutti i miei social. Come taglia, sempre la più piccola, sia di uno che dell'altro. Il biker costa 12,95 euro, mentre invece il toppettino 7,95 euro. Vediamolo indossato. Prossimo acquisto che ho fatto sono delle scarpe, e ho preso delle Dunk, perché siccome era un po' di tempo che non compravo più delle scarpe, sono capitata sull'app, perché stavo facendo dei giri la mattina, di solito alle 9 quando ci sono i lanci delle nuove scarpe vago un po' tra Nike, l'applicazione SNKRS, che è dove ho acquistato questa qua, e, che è l'applicazione sneakers insomma con tutti i lanci della Nike, e ho trovato queste fantastiche bimbe che vi faccio vedere così, anzi adesso ve le tiro fuori. E niente, le ho viste, mi piaceva il colore, ho detto è tanto che non prendo una scarpa, e quindi l'ho acquistata. Guardate che bella, cioè nel senso, mettiamo a fuoco, ok. Mi piacciono tantissimo i dettagli, perché per esempio questo qua in blu è come se fosse effetto pellicetta, e poi anche tutti
tutti gli inserti sono fatti in stoffe diverse, comunque sono tessuti differenti. Mi piaceva tantissimo questa cosa, erano un po' particolari, un po' diverse dal solito, le ho prese. Ovviamente queste, vabbè, non ve le faccio vedere indossate, ma se volete vedere come abbinarle, sempre su Instagram. Ultima cosina che ho da farvi vedere è questo bomber qua, che è di Tally Whale, che in realtà è un pochino pesantino, ma ormai l'ho preso un mesetto fa, buono. È un bomber molto molto semplice, mi piaceva tantissimo il colore, poi avevo un coordinato in giallo, di questo esatto giallo, e quindi volevo prenderlo per indossarlo appunto come abbinato. Non so se ho già pubblicato la foto su Instagram o devo ancora pubblicarlo. Comunque questo look l'ho già scattato, se volete andare a vedere lo trovate lì. E a proposito, se vi dovesse interessare per quanto riguarda Tally Whale, ho anche un codice sconto che vi lascio scritto sotto nell'info box. Se dovete fare degli acquisti è un 10% che ho così da darvi, insomma. Io sono arrivata alla fine del video, è stato un haul abbastanza veloce e spero che vi sia piaciuto, spero come al solito di avervi tenuto un pochino di compagnia. Lasciatemi scritto sotto nei commenti che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, cosa mi sta meglio, cosa mi sta peggio, se il giallo del vestito secondo voi mi sbatte troppo. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!